Eccoci qua, benvenuti a tutti. Oggi faremo una chiacchierata un po' particolare, un po' anche toccante, un'esperienza di vita vissuta da queste due splendide persone che ho qui accanto, che io delle volte ve l'ho accennato, però finché non si sentivano pronti di parlare, io non ero, insomma, non è che ho... che l'abbiamo fatto, quindi ora vorremmo fare questa chiacchierata anche per dare un messaggio, ok? Soprattutto per questo, è un'esperienza molto forte. Parla della scomparsa di mio zio, nonché loro figlio Roberto, per un brutto episodio, una brutta cosa che però comunque è stata sempre è successo, quindi è giusto anche parlarne e cercare di aiutare anche chi magari si trova in quelle situazioni o vive in una situazione o vive questa situazione. Lo zio Roberto, chi era lo zio Roberto? Era un ragazzo simpatico, ben voluto da tutti, era un amico degli amici, eppure dopo 20 anni dopo, perché avevo fatto anche il militare, si è trovato in questa situazione. Però ecco, era un ragazzo buono, era un bel ragazzo, sia da quando era più piccolino, quando era più grande girava sempre con il motocross. Le Raccontaci un po', macchine ci ha cioè, le avuto. macchine, che macchine c'avevi? Anzi, mi racconti sul motocross di Ozio Roberto, dove facevi Prima c'aveva il cavallero. tu? Cavallero. E che gli facevi tu però? Perché io so tutto. Però devi raccontare anche Montavo il motore, li truccavo, cosavo, poi lo montavo, c'era un cavallero 125 che camminava come in 170, modificava tutto, eh? come il Quindi 175, vabbè, cioè, un'adolescenza camminava tranquilla, la forte. famiglia tranquilla, poi ci vedete tutti i giorni, insomma, non è, no? Poi però c'è stato un problema. Era un problema che sei innamorato di una ragazza e che questa ragazza faceva uso di Eroina. Prima eroina, ma più che prima con le cose, come con le canne, di diceva, carne. con le canne lui era diceva, ma io l'aiuto per venirne fuori, da me è arrivato il Salvatore, invece il Salvatore ce n'è uno e sta in cielo. Lui non è stato il Salvatore, ci è andato giù con le mani sui piedi. C'è andato giù, prima ha iniziato con le canne e anche l'hanno, no? Racconta un po'. Certo, l'hanno anche arrestato perché l'avevano preso con una canna e fatto fa 3 mesi. E 3 mesi, una volta era. una volta ne scherzavano. Ma più che altro di un po' quando sono arrivati qua dentro i carabinieri, io non c'ero, perché io ancora non ero nato. Carabinieri cercavano le canne, E tu che? No, che ti hanno detto? le stecche, Signora, tiri fuori le stecche, sono arrivati i carabinieri perché pensavano che c'erano le stecche di fumo, no? E tu che gli hai detto? Ma io se ho te qua si fonne di quelle stecche non ce l'ho. C'erano le Che stecche stecche. sai cercare? E quindi ecco, questa è una parte un po'. È brutta, poi per questi giovani, io parlo dei giovani, godetevi la gioventù, ma dopo il fumo dalla testa. Quindi, dopo questo episodio, sta ragazza comunque ci ha continuato a uscire e è entrato nel tunnel dell'eroina. Che, Dell'eroina. ragazzi, è una roba. Una roba pazzesca, Marta. Poi il ragazzo che lavorava, c'avevamo la bancarella, lavoravamo, c'avevamo tutti i mercati, non erano Perché scherzi. loro facevano gli ambulanti, Gli no? Che ambulanti, vendevate? pigliamento da bambini. Da Ma 0 a io 14 anni. l'ho cominciato a fare dopo che sono andato in E pensione. per fortuna. Insomma, prima che stavo in pensione lavoravo, E ci veniva facevo lui. il lavoro mio. Ci Veniva Roberto con voi, guidava il furgone. bravo. Poi dopo, quando la gente ha scoperto
cioè che sei venuta a sapere che era tossicodipendente. Quelle Che è successo? dipassie, psichiatriche, quelle dipassie non veniva più nessuno a comprare niente, anzi passavano per guardare da me e da lui sulla faccia, come non l'avevamo saputo arrivare. Cioè 24-25 anni, aveva fatto anche il militare. Quando è andato militare, dalla stazione c'era la fila per salutarlo, perciò l'avevamo allevato bene. E questa sta cosa Dopo, aveva fatto soffrire tantissimo, ancora di più. Perché tanto, tanto ci ha fatto soffrire. La comunque, gente essendo in un non paese ci piccolo. parlavano, i parenti poi nessuno. Non ci Quindi. poteva parlare nessuno perché non c'era un figlio drogato. E questa è una cosa È bruttissima, una cosa purtroppo. brutta, brutta. Paese piccolo, la gente chiacchiera e io vorrei dire una cosa su questo. Ai giovani, parla ai giovani. Ma ai giovani, ma anche alle persone più grandi, cioè. Non è giusto mandare al patibolo due persone, giudicarle così per, se hanno avuto una Invece, brutta esperienza. ma Sarebbe invece, bello aiutarle. secondo Questo, me, quindi, secondo me, è questo un po' che deve arrivare, no? Bisognerebbe certo, aiutarle e non mettere da una parte, perché sarà sempre peggio, perché anche psicologicamente come stavate? molto male, guarda, male, Poi, poi che è successo? dopo, questa l'ha lasciata. E ha trovato un'altra ragazza che era brava, povera forte, era brava, ma Non è riuscito ad aiutarlo, eh? non è riuscita a aiutarlo. E lui diceva che in comunità non ci andava quando facevano il trapianto della testa, perché è tutta una cosa che ti rimane qui, no? Mamma, vogliono andare in comunità. Io le vedo, gli amici miei, non sono più stessi. Perché poi ti vergogni di quello che hai fatto, capito? Tutte queste storie. Però tanto ci sono riusciti, ma E tu che come l'hai vissuta sta cosa? Ah. Male. A un certo momento volevo partire, cambiare paese. Invece dopo sono rimasto di qui. Stavamo anche le persone anziane con noi, devo dire. E mi sei rimasto qua, eh? Poi Dove dopo. lavoravo io mi facevano lavorare a Ravenna. Ah sì? Per Sì. farti stare lontano da qua? Cambiavo paese, stavo di lì, il lavoro ce l'avevo. Orlando mi disse, va a Ravenna, io il camion e lavoro di lì, ti piazzi di lì, trovi la casa. E dopo invece ha trovato la forza per rimanere? E non ci sono nato, sono rimasto di qui. La gente di qui ti parlavano poco. E dopo, piano piano. Quindi poi c'è stata la morte purtroppo. Prima era nato in comunità, era riuscito un po', no? Stava meglio, ma poi. Perciò è ricascato perché quelli non ti perdonano. Anche se i ragazzi volessero uscire. Ma quei trafficanti non ti perdonano. La mattina fino alle 5 sono con la fidanzata, io sono alle 8, l'ho trovato morto. Perciò quello gliel'aveva portata, perché poi anche sul telefonino c'è la telefonata e quella arrivava l'amico. Non so chi era però. E quindi questa è stata proprio perdita del figlio, è stata una roba Brutta, perché è tremenda. durato un po' d'anni, capito? Fra la galera, fra quello, fra quell'altro. Quindi è È stato stata una straziante. devastazione, straziante. Anche dopo la morte, comunque, la gente ancora Sì, cioè, continuava a chiacchierare, sì. chiamava, no? Sì. E ci ha voluto parecchio. E io questa seconda. Specialmente i parenti, nessuno parla. Pare che sono stato Che poi alla fine poi non è che è stata una scelta dei genitori, o comunque l'educazione dei genitori, cioè sì, uno, però che c'entrano? È una roba, cioè, pazzesca questa. Quindi magari.
uno deve pensare un attimo prima anche di aprire la bocca, perché... Anche prima ne comincia a fare solo... Quello sicuramente che è sbagliatissimo, però è una roba veramente pesante, no? Io ho vissuto la parte finale, perché... Quanti anni c'aveva zio Roberto quando è morto? 36, 37. 37, l'età, quasi l'età mia. E io ho vissuto la parte finale, c'ho un bellissimo ricordo, io ve lo ricordo che era un bel ragazzo, era con me, guardavamo le partite, l'Inter, super fan di Ronaldo il fenomeno, eh? Ricordi? C'aveva sempre un macchinone, eh? E poi però ho vissuto tutto il post dalla morte, che io mi ricordo che ero, mi sa, facevo la quinta elementare. Le messaggi. 11 anni. Loro mi dissero, su un incidente, arrivò una mia compagna, è morta d'overdose. E io lì per lì non sapevo che voleva dire overdose. E poi piano piano me l'hanno spiegato e mi è crollata un palazzo in testa. Beh. Però piano piano, da lì, ho capito che io c'avevo una missione, e questa è una parte bella, c'avevo una missione di rivalutare queste due persone, o no? Prima non ti voleva parlare nessuno, eh? Adesso fai le foto? E adesso è troppa gente. Non ne ho mai troppo. Troppa. L'hai visto anche stamattina. Quindi ho detto, cavolo, ma perché? Cioè c'era veramente un accanimento, gente nemmeno salutava me, che voglio dire, io che c'entravo. Non c'entrava niente. E quindi mi sono preso un po' sta cosa a mano e devo dire che io nella vita non so dove arriverò, no? Però, ok? Però mi porterò sempre dietro sta cosa che voglio aiutare a superare una cosa brutta, sì. Sto sempre con voi, sì. E ci sarò sempre. Sì, sempre, però io anche chi passa questo momento di tenere duro, che prima o poi qualcuno l'aiuta dal cielo. Ma quindi qua, anche un'altra domanda, cioè, quanto è stata importante la fede per te? Molto, è stato tutto. Prima facevamo i viaggi di piacere, Marta Roberto aveva infatti viaggi solo quelli della chiesa, tutte le basiliche, tutto su Vengigori, Lourdes, tutto sulla chiesa. Mi ci ha aiutato tanto, non posso dire solo di questo. Niente, questa è stata l'esperienza, no? Dei nonni e un po' l'esperienza mia quando sono venuta a sapere. E niente, che spero che questa chiacchierata sia stata insomma d'aiuto per qualcuno. Ma lo vogliamo inquadrare un attimo, non si Roberto? Guardate quanto era bella. Chi assomigliava secondo voi? A chi assomiglia più a te e per lui? Che ne so io. E niente, questa è stata una chiacchierata un po' così, un po' profonda, eh? Vogliamo salutare tutti, venite qua. Dai, tu ti sei commosso un po', eh? Vabbè, dai, salutiamo tutti, eh? Saluta. Sì, ciao a tutti. Dai un bacetto. Dai un bacetto anche tu. Incontrare un nipote come l'abbiamo incontrato noi. Sì. Va bene, grazie. Mi cambia la vita. Grazie.